innanzitutto dobbiamo avere la consapevolezza non solo del nostro, ma e anche soprattutto del momento di Teramo, perché affrontiamo Teramo in casa loro. Significa che dobbiamo avere conoscenza e consapevolezza che per loro è una partita attraverso la quale ci aggrediranno tantissimo all'inizio, cercheranno di, perché giocano in casa, attraverso la loro aggressività difensiva, correre tantissimo in contropiede. Sicuramente la mancanza della guardia americana li costringerà ad aumentare sia i pick and roll di Dee Brown e di Fultz per prendere i vantaggi, sia di coinvolgere, perché è un altro punto di forza attraverso il quale prendere vantaggi per Teramo, il post basso di Amoroso. E quindi dobbiamo avere assoluto controllo difensivo delle situazioni di pick and roll delle due guardie e sul post basso di Amoroso. Nella difesa del pick and roll delle due guardie dobbiamo essere assolutamente pronti ad avere delle letture, perché sia Amoroso sia Brown a turno possono sia rollare sia aprirsi, e per cui avere grande controllo da questo punto di vista della nostra difesa, che deve essere pronta sia a giocare contro un rollante sia a giocare contro un giocatore lungo che si apre. L'essere intercambiabile di Amoroso e di Brandon Brown dentro fuori è un'altra chiave della partita, così come dovremmo essere capaci e bravi a sostenere e a reggere l'energia di Cerella e di Polonara, che in questo momento per Teramo sono due risorse molto importanti. Dal punto di vista offensivo dovremmo essere capaci di attaccare con i nostri pugni di forza quelle che sono le regole difensive di Teramo, e quindi avere capacità di lettura su quello che può essere il pick and roll e cercare di isolare, preparare e andare come obiettivo su quello che noi riteniamo i nostri punti di forza per prendere i vantaggi di squadra.